Iniziamo la fase conclusiva della sessione di chiusura, ma che certamente non sarà la conclusione di tutto il nostro percorso, con due momenti piacevoli, cioè quelli delle premiazioni. La sessione prevede la premiazione dei poster e la premiazione dei vincitori per il concorso per i giovani al cui darei la precedenza, il concorso per i giovani organizzato in collaborazione tra il progetto PINC, responsabile scientifico Barbara De Mei, che ha sostenuto tutta l'organizzazione, insieme all'università. Sì, certo, ma la parte poi pesante è stata anche a carico del progetto PINC e il progetto Guadagnare Salute in Adolescenza, un progetto CCM, responsabile scientifico Giuseppe Salamina, che è stato presentato in una sessione ieri sulla Guadagnare Salute tra gli adolescenti e invece che ha prodotto dei video. Adesso Giuseppe ci spiega rapidissimamente di cosa si tratta e abbiamo qua con noi i ragazzi che hanno vinto il primo premio, riceveranno il primo premio adesso. Allora, due parole per chi non c'era ieri nella sessione in cui io ho spiegato che cosa è successo. Abbiamo avuto l'idea insieme con Barbara e il gruppo che organizzava questo incontro qui a Venezia di dare visibilità alla produzione, che è un po' il compimento finale di tutta quell'attività di interventi di peer education oppure sulle life skills che sono entrati nei percorsi curricolari della scuola italiana. Onestamente vi racconto francamente com'è andata. Ci siamo con molta deterrenza mossi, non proprio tempestivamente, ma insomma alla fine con un po' di ritardo abbiamo lanciato l'informazione all'interno della rete del Guadagnare Salute in Adolescenza, che raccoglie circa 800-900 scuole in Italia. È partito un tantan con Facebook, tutti gli strumenti di informazione possibili sono stati messi in campo. Ve la faccio breve: in un mese hanno risposto oltre 120 scuole mandando prodotti, la loro produzione creativa, e questo è veramente impressionante a fronte dei tempi stretti, e è la testimonianza di quanta attività creativa e diciamo di finalizzazione di questo lavoro che si fa nelle scuole. Quindi diciamo, l'obiettivo di dare visibilità, di dare diciamo, spazio a tutta questa attività è stato assolutamente raggiunto. Io sono veramente molto contento e perfino al di là di ogni aspettativa. Quindi abbiamo selezionato con grande fatica, perché moltissimi di quei prodotti avevano dignità di essere selezionati con i premi, ve la faccio breve, e c'erano due sessioni da premiare. Una che premiava le idee progettuali, quindi idee che i ragazzi hanno avuto nella loro discussione all'interno della classe, ma che non sono ancora state realizzate, verranno realizzate nel prossimo anno scolastico, e invece opere già realizzate. Per cui io farei venire qui i ragazzi della scuola di Torino, Boselli di Torino, ecco, accompagnati dalla loro insegnante. Venite qui, sono cinque ragazze, vi spiegheranno. Abbiamo un microfono, così le facciamo parlare? Un microfono? Ok. Loro sono state premiate, venite, qui davanti, davanti a me, dietro di... proprio al centro, venite così vi vedo. Coraggio, coraggio. Ecco, ecco. Non siate emozionate, non è un... è un gioco, per cui... adesso vi spiegheranno tre di loro com'è nata l'idea di progetto che sarà realizzata nel prossimo anno scolastico, e loro hanno un po' riflettuto sulle malattie sessualmente trasmesse. Prego. Allora, buongiorno, noi siamo delle ragazze dell'Istituto Boselli che abbiamo partecipato al progetto Guadagnare Salute in Adolescenza. Questo progetto si occupava di parlare delle malattie sessualmente trasmissibili, della sessualità e della prevenzione. In questo progetto ci sono state due fasi, anzi no, scusate, tre fasi. Nella prima fase c'è stato un inizio di conoscenza per vedere quanta formazione avevamo sull'argomento.
Nella seconda fase ci siamo occupati delle ricerche, di vedere ciò che non sapevamo, di essere appunto più informati, e la nostra formazione è stata data anche da ostetriche, da ginecologhe e da psicologhe. Ok. Nella terza fase invece abbiamo inventato, visto che comunque stavamo imparando molto, come vedere quello che imparavamo e spiegarlo anche ai ragazzi più piccoli di noi, almeno di un anno. Infatti abbiamo interessato queste informazioni alle seconde. Abbiamo utilizzato un gioco in modo che non sembrasse comunque noioso magari parlarne come se fossimo dei professori, ma appunto per coinvolgerli, utilizzando un gioco dell'oca, almeno simile. I ragazzi li congelavamo una classe alla volta con 3-4 di noi, con cui tirando i dadi appunto ogni casella che capitava, e poteva essere un video, un vero o falso, oppure anche un gioco, una scenetta interpretata da noi, in modo che si divertissero e potessero fare domande e comunque dirci quindi i dubbi che avevano, oppure dirci anche quello che sapevano, magari anche per dire quello che non avevamo imparato noi. E visto che questa cosa è piaciuta molto e si sono divertiti, abbiamo pensato un modo per poter estendere questo progetto a tutte le classi dell'istituto. Siccome tanti ragazzi durante l'intervallo si incontrano presso i bar, abbiamo deciso di trasmettere questo messaggio con una cosa appunto che si trova al bar, che è la bustina di zucchero. Quest'idea praticamente si tratta di fare di realizzare una bustina di zucchero fatta a custodia di profilattico con il logo sopra, per cercare di trasmettere questo messaggio appunto a tutti i ragazzi e cercare di farsi delle domande sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulle prevenzioni che si possono usare. Grazie. Buongiorno, allora adesso si sente. Diciamo che le ragazze sono state veramente brave a seguire questo percorso formativo abbastanza lungo, impegnativo. Loro sono solo una rappresentanza, perché in effetti erano 26 ragazzi che si sono formati, quindi insomma abbiamo formato un bel gruppo di giovani che nei prossimi anni saranno una forza per il nostro istituto a livello di prevenzione. Contemporaneamente però alla loro formazione si sono formati anche una quindicina di docenti che hanno fatto poi da rinforzo nelle classi seconde, dove loro hanno avuto gli interventi di ricaduta, per cui è stato un intervento che ha impegnato molto la scuola, e anche perché solo se si parte a livello sistemico si possono ottenere dei risultati positivi, e solo se non è l'intervento una tantum ma è un'azione continuata nel tempo, i risultati sono sicuramente a lungo termine, sono dei risultati decisamente che si mantengono. Ancora solo una cosa a proposito della bustina di zucchero, è che al di là del concorso appunto le ragazze avevano pensato a un qualcosa che potesse avere una ricaduta per tutti i loro compagni, quindi al di là del il concorso è arrivato dopo, l'idea della bustina di zucchero era già nata e avevamo già pensato di realizzare questa idea per il nostro istituto. Chiaramente il nostro istituto è complesso perché ha 3 sedi, quindi in questo modo c'era la possibilità di raggiungere circa 1600 ragazzi, e oltre ai docenti, perché non dimentichiamoci che la prevenzione non riguarda solo i ragazzi, spesso riguarda gli adulti che sono molto ignoranti altrettanto come i ragazzi. A questo punto in verità ci piacerebbe che questa esperienza non restasse confinata nel nostro istituto, ma la bustina di zucchero ha un costo veramente irrisorio, viene comunque fornita in tutti i bar e potrebbe essere estesa decisamente, insomma, in tantissimi ambiti, non solo a livello delle scuole. Questo consentirebbe di raggiungere tutta la popolazione degli ultracinquantenni, che ultimamente sembrano essere veramente interessati più dei giovani alle malattie sessualmente trasmesse, a questo punto non trasmissibili. Ok, grazie.
Beh, c'è qui il ministero, Daniela Galeone, vedi tu. Prendo nota di tutte le innumerevoli proposte e esperienze che sono venute fuori questi due giorni. Certo, qualcosa di positivo verrà fuori, insomma, non saranno accolte tutte, ma sono arrivati da tutti i gruppi, da tutte le sessioni, stimoli di diversa natura, ed è quello che, insomma, serve per essere sul territorio. A volte si è più dietro quando si è nella istituzione, invece le innovazioni vengono dal basso. Quindi è importante, grazie. Grazie. Allora, Angela Agatone, questo è l'attestato, poi avrete un premio. Andrea Busuyok, Beatrice Grizzaffi, un piccolo applausetto non fa male. Bianca Gabriela Mitu, Ilenia Rossetto, Desiree Tambone. Ah, il premio, in questo caso abbiamo offerto un PC perché non avevamo idea di che cosa i ragazzi avrebbero potuto realizzare, quali idee progettuali eccetera, per cui ci siamo detti un PC va bene per tu, un portatile, quindi fa sempre comodo, uno. Cioè, no. Io ringrazio ufficialmente per questo premio perché questo premio per noi, al di là adesso del portatile, ma è il riconoscimento per il lavoro che facciamo da anni nella scuola ed è il riconoscimento anche per questi ragazzi che, pur provenendo da un istituto professionale, che spesso sono bistrattati perché insomma gli istituti professionali vengono poco riconosciuti, poi in effetti ci danno delle soddisfazioni incredibili come questa. Grazie. Questa adesso è la volta della classe di Pordenone che ha realizzato il video che è stato premiato tra le opere realizzate. Venite, intanto vi accomodate di qua e io direi di andare direttamente alla proiezione del video, così vi rendete conto di quanta creatività, quanto impegno, quanta anche pensiero, discussione ci può essere dietro la produzione di ragazzi di 14, 15 e 16 anni. Non so a chi devo rivolgermi per far proiettare. Eccolo là. Si possono spegnere le luci? Le luci si possono spegnere? Così si vede un po' meglio. Magari le luci quelle sullo schermo. Thank you.
proprio bellissimo, un disegno, un tratto e un'idea, siete stati veramente bravissimi, bravi. Adesso ci spiegano come è nata l'idea, come l'hanno realizzata, che cosa ha comportato, come... Prego. Intanto buongiorno a tutti, siamo del liceo artistico e intanto vogliamo fare dei ringraziamenti al prefetto, all'ASL, alla provincia e alla scuola di Pordenone. E innanzitutto cominciamo parlando di come abbiamo fatto questo video. Allora, innanzitutto ci siamo riuniti in una tavola rotonda dove abbiamo discusso di quello che volevamo fare e visto che l'argomento era benessere e salute, abbiamo voluto rappresentare degli argomenti che solitamente vengono esclusi, ad esempio in questo caso la psicologia. Infatti abbiamo fatto degli argomenti che in altri video non si trovavano. E... Boh. Insomma, e abbiamo ci siamo divisi i ruoli, quindi chi faceva fotografie, chi trovava le musiche, chi disegnava, chi anche cancellava la lavagna. Quanti disegni avete fatto? E abbiamo fatto 250 disegni e poi circa 50 foto per il personaggio che esce, entra la lavagna, che quest'oggi non c'è perché è ammalato. Gli è venuta la febbre. Fatta, poverino. E manca anche un'altra ragazza che si è sentita male questa notte, questa mattina. Due morti, insomma, dai. Allora, e soprattutto per questo progetto ringraziamo la nostra coordinatrice, la prof. Del Zotto, che ci ha, diciamo, ha messo tutto il suo impegno per portare avanti questo progetto e ha impiegato molte sue ore, ci ha dato materiali di tutto e di più, insomma si è sacrificata per noi e noi la ringraziamo moltissimo. E, cosa posso dire? Ah sì, il significato di questo video. Allora, noi abbiamo voluto rappresentare questo video alla lavagna, perché alla lavagna, a scuola, è dove noi impariamo, ci applichiamo. Quindi la lavagna è dove noi conosciamo, sappiamo, impariamo. E quindi da questo video, se tu conosci, sai, insomma, puoi fare una scelta giusta della tua vita. E... ho esaurito tutto, non so più cosa dire. Vuole fare due parole? Non volevo dire nulla, ma... perché è una cosa che riguarda loro, è nato per loro, il progetto è nato a Pordenone, sono tre diversi anni che la prefettura, le forze dell'ordine, le ASL, abbiamo qui rappresentanti con il prefetto di Pordenone e il dottor Beacco, la dottoressa Masci che ci hanno accompagnato in questo percorso con la formazione prima dei docenti ovviamente per produrre per questo progetto. E noi abbiamo, io ho coinvolto le classi, loro stessi hanno scelto chi voleva fare, chi voleva, chi aveva delle idee, chi aveva piacere comunque di portare avanti un discorso. Siamo partiti da un discorso laterale, nel senso che non abbiamo proposto noi le dipendenze, lo star bene, noi abbiamo soltanto detto lo stare bene, continuamente, lo stare bene, che cosa vorreste per stare bene? E quindi hanno lavorato loro, di fondo, lavorando con un minimo però di percorso, cioè accompagnato dai docenti, da me, quindi la tavola rotonda in cui si discute, si parla, si progetta, ma tutto il resto è merito loro, di nessun altro, perché loro hanno trovato l'idea, loro hanno fatto tutto. E io ne sono molto orgogliosa. Adesso, quindi il premio mi chiedevano anche prima, in questo caso avevamo già previsto per le opere già realizzate un premio appunto per l'attività e in questo caso loro hanno vinto tutti loro un iPod ciascuno che sarà consegnato e intanto vi do un attestato, Francesca Brusadin, Emanuele da Ross, Emanuele
Giulia Frattarallo, Andrea Gismondi, Sara Marzinotto, non c'è, Federico Morello, bravo Federico, Alessio Rizzo, Giulia Sabaini, ecco qua. Federico Toffolon era l'attore e si è ammalato. Sì. Bene, grazie. Grazie, grazie ancora, veramente. Io volevo solo aggiungere due parole a chiusura di questa cosa. Potremmo vedere anche le altre produzioni. E infatti volevo appunto dire questo, come vi dicevo abbiamo ricevuto 69 video, un sacco di materiale, testi teatrali, opere di vario tipo, siti eccetera, tutto questo materiale è di altissima qualità, comunque testimonia di un grossissimo impegno e comunque testimonia del lavoro che c'è dietro, che si fa nelle scuole. Noi su questo vorremmo aprire una riflessione, anche perché spesso questi contenuti hanno anche dei lasciano spazio e margine a riflessioni sulle modalità di comunicazione, sugli strumenti di comunicazione, sui contenuti, e su questo vorremmo appunto far intervenire intervenire fortemente il mondo della scuola, per cui cercheremo le modalità per farlo da qui al nostro convegno di Guadagnare Salute a chiusura del programma a Torino in novembre. Dobbiamo trovare un modo per includere, coinvolgere e valorizzare tutta questa attività. Per cui noi ci rivediamo sui siti, sui nostri canali di comunicazione. Tutto il materiale comunque pervenuto è visibile sulle pagine Facebook di In Adolescenza, sul sito Guadagnare, tutto su Guadagnare Salute, sarà tutto travasato in modo tale da darne ampia visibilità e anche ampio utilizzo all'interno della rete delle scuole, e magari anche qualche sponsorizzazione dal Ministero se ce n'è la possibilità. Ma non ti sentire impegnata, è solo una raccomandazione. Bene, grazie per questa ventata così anche di freschezza. Adesso invece abbiamo la premiazione dei poster migliore. Abbiamo creato un'apposita commissione, come giusto e ufficiale che sia, di cui fanno parte Giovanni Bertin dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Nancy Binken, epidemiologa volata dalla California apposta per noi per questo, e non ha bisogno di presentazioni perché molti di voi conoscono Nancy, Paolo D'Argenio, anche lui uno dei padri fondatori di Guadagnare Salute e adesso membro del gruppo tecnico del sistema di sorveglianza passi, Donato Greco, epidemiologo, anche lui non ha bisogno di presentazioni, anche lui uno dei padri fondatori di tutto questo processo, Lorenzo Fantozzi, che è uno del gruppo di grafica del Centro Nazionale di Epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità, che quindi è esperto sicuramente in presentazione grafica, e tra l'altro è uno degli autori di tutto il logo, di tutta questa parte di marchio, di parte grafica del convegno. No, chi parla a nome della commissione? Ecco, allora do la parola a Donato che ci presenta il risultato della valutazione dei poster. Intanto buongiorno, rieccoci qua dopo un bel po' di tempo che non ci vedevamo, un po' di Napoli fa bene. Allora, abbiamo ricevuto una quantità enorme di poster, più di 400, una commissione tecnica le ha valutati sostanzialmente sul piano sia scientifico che comunicativo e ne ha selezionati 250. E bisogna dire, se voi andate giù li avete visti, che questi 250 sono buoni, qualcuno un po' schifezza insomma, però la stragrande maggioranza sono molto buoni, quindi siamo lungi da noi, Stefania, l'ipotesi che in un paio d'ore facciamo una rivalutazione di quello che già per alcune settimane hanno fatto i colleghi prima di noi, quindi diciamo non vogliamo in nessun modo valutare queste cose, quindi è chiaro che però vogliamo seguire lo spirito di fare qualche indicazione, perché è carino vedersi anche un po' in competizione tra di noi, insomma, non per dare giudizi di merito di valore di alcune cose. E i criteri che abbiamo un po' definito in questo piccolo gruppo appunto è stato quello della soprattutto della
proprio dall'effetto visivo. Uno cammina in quel lungo corridoio e viene fermato davanti a un posto, perché? O perché non si ferma davanti a quel posto. Quindi l'effetto visivo e poi proprio la parte grafica, la usabilità. Poi chiaramente l'innovazione, l'idea, cioè che idea c'è sotto questo poster, il contenuto, quindi in termini anche di qualità scientifica, e in effetti risultati e conclusioni. In particolare per le conclusioni, qualche poster che ha effettivamente qualche probabilità di impatto sulla sanità pubblica reale, non soltanto diciamo, sul piano del divertissement scientifico. Per questo siamo arrivati a un numero di 5 che sono tutti primo premio, non sono in scala, sono tutti ex aequo, però abbiamo un po' deciso di un po' di caratterizzarli per diciamo, l'elemento che ci ha più colpito. Quindi il primo è senz'altro, io ho qui i diplomi, quindi gli autori o un autore del gruppo viene qua e glielo do, e il primo è il numero 49 della WISP, diamoci una mossa, che è qui, c'è qualcuno della WISP qui in sala? Evviva! La regia può inquadrare i poster sotto, così lo vedono anche nelle altre sale? Non è facilissimo. Grazie, ecco, sì. Dunque, una delle cose che ci ha colpito, ciao WISP, della WISP, è il fatto che hanno una grande rete nazionale e offrono dei numeri, 130.000 persone coinvolte, molto grandi, insomma, chiaramente un impatto di sanità pubblica molto forte, questo congiunto ad una bella grafica, ad un'immediatezza della comunicazione. Grazie WISP. Anche un altro poster che ci ha molto colpito per la parte grafica e comunicativa. Fai una cosa, mano a mano tienili in mano, guarda, facciamo una cosa più facile. Se prendi il numero 35, c'è qualcuno del progetto Pedibus della ASL Genova 3, Genova, eccolo qua, il numero 35 anche ci ha colpito perché molto bello, colorato, ricco di elementi buoni, e c'è qualcuno della ASL, non si sa, ecco, arriva, eccolo, qualcuno. Arriva. Ah, ecco, è sempre lui, però, è un abitué dei nostri medici, grazie mille. Dunque, ancora andiamo sul movimento, però questo ci ha colpito perché ha un elemento di valutazione molto forte, finalmente dei dati che fanno un prima e un dopo, cercano di dare dei numeri, ed è il 248 ragazzi in movimento delle ASL 11 e 6 di Empoli della Toscana. C'è qualcuno di questa ASL? Eccoli, ASL di Empoli, c'è qualcuno di Empoli? Sono tutti spariti, comunque un bel poster e la segreteria avrà cura di consegnare. Aspetta che forse stanno arrivando, vedo qualcuno che entra. Eccolo, stava dall'altra parte. C'è poi un elemento di intelligenza, proprio di innovazione molto simpatico, che è poi tra l'altro uno dei miei punti fissi. Diciamo ai bambini che bisogna mangiare frutta e verdura, poi andiamo nelle mense e che cosa c'è nella monnezza? Frutta e verdura, perché loro buttano. I ragazzini, evidentemente il gusto, il modo di porgere non viene mai studiato bene e quindi l'offerta non è utile. Il 127 monitoraggio degli scarti del SIEN dell'ASL 1 di Sassari, i quali però hanno un aereo alle 4, quindi sono spariti pochi minuti fa, e quindi gli diamo questo bellissimo l'ultimo. Qual è questo? Ecco, già proiettato. È l'ultimo che abbiamo visto, e anche questo per innovazione, perché invece di studiare il sovrappeso, finalmente studia il sottopeso. Eccolo qua, ed è lo stato del sottopeso della ASL del Piemonte. C'è qualcuno della ASL? Eccola. Eccoci qua, grazie. Scritto al momento.
Questo è tutto, Stefania, grazie e un saluto a tutti quanti. Ma grazie a tutti quanti, grazie ai valutatori che hanno fatto questa disamina e grazie a tutti quanti che hanno partecipato. Adesso abbiamo una comunicazione invece dai gruppi di cammino di ieri. Ludica. Allora, volevamo fare una breve premiazione e anche una breve visione. Se metti sul percorso 2, intanto avevamo fatto 4 percorsi e avevamo pensato che tutti si iscrivessero a quello da 25 minuti, più breve, invece non si è iscritto nessuno. Tutti hanno preferito quelli professionali o lunghi, quindi nonostante il caldo, quindi sarebbero da premiare tutti quelli che sono partiti nel cammino. C'erano un applauso ai 210 persone iscritte più quelle che si sono aggiunte, che già è stato uno sforzo immane. Poi avevamo fatto ad esempio anche un conteggio, no, di cosa, se lo sforzo vale, se il gioco vale la candela, perché avevamo visto quante calorie potevate consumare, no, in quella camminata. Allora, nel percorso 2 ad esempio, che sono circa 3000 passi, insomma le calorie consumate, mi dispiace dire, sono 100, non sono tante. Che è quel percorso breve che portava, il medio che portava a San Rocco, però l'obiettivo dell'attività motoria non è se sappiamo consumare calorie, ma anche fa, cioè tutti ovviamente li sapete, e se voi avevamo anche calcolato, andando avanti si vedeva in MET, no, che l'Organizzazione Mondiale di Sanità dice di fare almeno 150 MET a settimana, cioè scusate, 150 minuti di settimana che si traducono in proporzione di MET, il percorso breve vi permetteva di fare, c'era scritto dietro, con praticamente nei 35 minuti di camminata vi rimanevano ancora 105 minuti da fare di camminata nella settimana. Ecco, questo vuole essere l'obiettivo. Comunque noi vorremmo premiare tutti quelli che hanno fatto il professionale, che ce ne saranno qua qualcuno, che ha fatto il giro esterno, che è il 4 di quelli che sono proiettati, che hanno consumato un po' più calorie, perché tenendo conto una persona sui 75 kg, dietro avevate la formula per poter calcolare, hanno consumato 210-230 calorie. Ma insomma, comunque hanno fatto il 40% dell'attività motoria raccomandata settimanale. Quindi vedete che in un giorno, volendo, si può fare l'attività che serve, soltanto un giorno della settimana. Forse è stato anche piacevole, se ci fosse stato 5, 6 o 10 gradi in meno sarebbe stato ancora più piacevole. Ecco, quindi quel messaggio che volevamo insomma trasmettere, visto che Venezia è comunque una città che offre il cammino, obbligatoriamente offre il cammino, di unire un messaggio sia di culturale ma anche un messaggio di promozione della salute e provarlo sulla nostra pelle, insomma, per chi non aveva provato. Volevamo ringraziare chi ha organizzato, oltre allo staff della regione, Martina Di Pieri, l'Anna Rosa Pettenò, la Paola Cidio, poi tutti i walking leader, quelle persone che sono venute appositamente e gratuitamente, diciamolo, perché ci credono, per fare una passeggiata in compagnia, perché il messaggio è anche quello, insomma, di lavorare insieme per un obiettivo di salute. Ecco, grazie a tutti. Darei un premio simbolico se vuole venire qualcuno del percorso lungo. C'è qualcuno che ha sudato abbastanza ieri per arrivare al Palazzo Ducale nel percorso lungo, che vuole simbolicamente venire a raccogliere un attestato? Qualche camminatore che ieri è andato a Palazzo Ducale. Bene. Eccola, brava. Andiamo simbolicamente per tutti gli altri. Ok, grazie anche a voi. Bene, grazie. Allora, dopo questo momento abbastanza così rilassante, entusiasmante, però torniamo invece alla parte più concettuale del nostro impegno. La sessione così di chiusura prevede una sintesi della manifestazione da parte di un giornalista scientifico esperto, Pietro Greco, al quale diamo la parola per una sua così carrellata di quello che è stato raccolto. Grazie per l'invito, grazie per avermi permesso di apprendere tante cose. Nessuna pretesa da parte mia di sintesi. Io mi è stato dato un cartellino con scritto relatore, in realtà io sono un test, sono una cavia. Se ho capito io qualcosa significa che il progetto che si pone l'obiettivo di rendere facili le scelte della salute è un progetto
che funziona. Quindi mi direte voi se ho capito davvero qualcosa. In ogni caso, la mia presenza qui come non esperto assolutamente penso che sia in qualche modo necessaria, proprio per lo spirito, se ho colto bene lo spirito sostanzialmente della iniziativa, perché guadagnare salute e promuovere la salute comporta appunto un protagonismo attivo da parte proprio dei non esperti e quindi prevede la presenza, diciamo, dei non esperti, e quindi certamente la mia presenza non è eccessivamente naif. Quindi la prima, ovviamente io ho partecipato purtroppo soltanto a questa giornata e quello che posso dare a conclusione è soltanto un'impressione, diciamo, quindi la mia sarà un'analisi di tipo impressionistico. E la prima impressione che ho avuto, anzi le prime due, sono che raramente io ho partecipato a riunioni scientifiche, tecnoscientifiche, mediche, in cui c'è tanta allegria e gioiosità informale. E quindi uno dei primi obiettivi, penso che vi ponete, che è quello del benessere psichico delle persone, lo avete già raggiunto, diciamo. Quindi è un'ottima, insomma, un'impressione che significa che il progetto ancora una volta va bene. La seconda impressione che ho avuto è che qui non ci sono solo degli esperti o non c'è solo una sola tipologia di esperti, ma c'è una rete costituita da persone delle istituzioni sanitarie e scolastiche, da persone che lavorano nelle università come docenti, come ricercatori negli enti pubblici di ricerca, ma ci sono soprattutto delle persone che agiscono, si muovono nella società civile e che portano avanti una serie di progetti che sono collegati fra di loro in maniera dolce non rigida. E quindi questa rete mi sembra che funzioni bene, che se la domanda che voi vi ponete è quella di aumentare la partecipazione delle persone non esperte alla promozione della salute di tutti, mi sembra che questo sia molto riuscito, e quindi mi piacerebbe molto come cittadino che un progetto del genere si stabilizzasse, diciamo. E anche io rivolgo quindi questo appello al Ministero, anche perché devo dire, ho visto alcuni dati, gli investimenti e questo non lo dico al Ministero solo, al Ministero, ma lo dico alla classe dirigente di questo Paese, gli investimenti nella prevenzione poi hanno una ricaduta anche economica straordinariamente importante, quindi ripaga, anche se non si vede subito. Purtroppo noi viviamo, ecco, questo lo dico da esponente dei media, in un mondo che vuole vedere subito e non riflette sul dopo. E invece la prevenzione deve, chi si occupa di prevenzione, ma soprattutto chi si occupa di promozione della salute, deve promuovere il dopo piuttosto che l'immediato. Altri frammenti impressionistici. La prima sfida è appunto questa di questo processo culturale che riguarda la promozione della salute, che rende protagonista il cittadino non esperto, insieme ovviamente accanto agli esperti. È stato detto stamattina da qualcuno che si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale, quindi non è soltanto un processo culturale che sarebbe, ma una vera e propria rivoluzione culturale. Io concordo con la parola, anche se può sembrare un po' abusata, perché effettivamente significa iniziare a pensare in un modo radicalmente diverso rispetto a quello che noi tutti singolarmente ma anche collettivamente proponiamo. È stato anche detto da qualcuno di voi che la partecipazione è un valore in sé, e questa frase è stata detta non da chi si propone queste sfide in maniera astratta, teorica, ma dalla rappresentante di una ASL, alla fine di un progetto che è stato già effettivamente realizzato e che quindi ha desunto, diciamo, sperimentalmente, empiricamente, che la partecipazione dei cittadini alla propria salute, ma alla vita democratica,
in più in generale, è un valore in sé. Allora, da questo punto di vista, questo processo culturale che voi avete avviato, questa rivoluzione culturale che voi avete avviato, io penso che sia parte di un processo probabilmente più generale e che è un processo sostanzialmente emergente. Viviamo in una società che viene definita società della conoscenza. Questa società della conoscenza ci rimodella tutti, anche un po' cognitivamente. Nella società della conoscenza noi tutti siamo un po' più informati, forse non tutti, non sempre quella informazione si traduce in autentica conoscenza, se non attraverso processi di questo genere. Bene, nella società della conoscenza emergono nuove domande di cittadinanza. Io le chiamo domande di cittadinanza scientifica, ma si potrebbero chiamare domande di cittadinanza della conoscenza tout court. Nuove domande di cittadinanza significa che le persone, anche non esperti, vogliono essere coprotagonisti del proprio destino, che sia un destino di lavoro, che sia un destino di salute. E da questo punto di vista la promozione della salute propria e della collettività è la punta di questo iceberg, è la parte forse più importante. E ricordo che degli effetti, un modo di soddisfare questa domanda, uno dei primi modi è stata la rivoluzione che ha portato nel rapporto tra medico e paziente. E probabilmente 20 anni fa una riunione del genere non si poteva fare, perché il medico aveva ed era visto, era percepito dai propri pazienti come un buon padre di famiglia che, sapendo tutto, poteva fare diagnosi e terapia. E quindi oggi invece il rapporto tra medico e paziente è molto più negoziale, e questa è una delle domande emergenti. La gente vuole negoziare, vuole compartecipare a tutte le scelte, e quindi questo è un processo effettivamente straordinariamente importante. Ovviamente non è soltanto, secondo frammento diciamo che ho colto, non è solo importante l'approccio personale, una rivoluzione che riguarda soltanto le persone, ma, se ho ben capito, occorre costruire degli ambienti cognitivi adatti. Non basta la singola persona che promuove la propria salute o si sente spinto, ma occorre creare dei contesti adatti. E ho visto appunto molte ASL, molte scuole, in cui questo contesto viene integrato, ovviamente viene realizzato. Ovviamente la creazione di ambienti cognitivi adatti alla promozione della salute richiede azioni integrate tra persone, tra soggetti istituzionali e così via. E per esempio nel vostro caso, tra medici, la scuola, qualcuno ha parlato anche dei fast food, perché anche i fast food dovrebbero compartecipare, magari proponendo dei cibi più salutari, per l'appunto. Ma gli ambienti di lavoro, i lavoratori, i sindacati, gli imprenditori dovrebbero partecipare. L'ambiente in generale, il problema ecologico. In queste ore è in corso a Rio de Janeiro una riunione accolta da un assordante silenzio della stampa italiana, ma lì in quella riunione si parla anche della nostra salute, della salute dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ecco, diciamo, bisogna che un'azione integrata porti a rompere anche questo silenzio assordante in quel caso. Ovviamente un'azione integrata è anche un'azione complessa. Io ho visto anche questa mattina esempi molto importanti in cui gli aspetti più teorici si sono intrecciati alla proposta, anche empirica, sperimentale, di buone pratiche, e anche alla valutazione di queste buone pratiche. Quindi teoria, prassi e valutazione della prassi, io le ho incontrate. E ho incontrate questo, diciamo, in contesti davvero istruttivi, almeno per me. Ho sentito parlare di bambini rom obesi a Lamezia, che se uno vuole analizzare l'insieme di queste problematiche che suscita, occorrerebbe appunto, diciamo, molti mesi di studio. Ho sentito parlare di integrazioni tra città sane, della costruzione di reti tra città sane. Tutto questo implica una straordinaria
una straordinaria integrazione. Io non so quanti minuti ho, se devo ancora. Un'altra cosa che è stata giustamente portata, l'abbiamo visto prima con questi straordinari esempi dei ragazzi, della creatività di questi ragazzi che ci fanno ben sperare, almeno per l'Italia del futuro. E un'altra cosa che è stata molto sottolineata è quella dell'educazione e quindi della comunicazione. Dell'educazione formale nelle scuole, ma anche l'importanza dell'educazione informale e di come educazione formale e informale debbano dialogare tra loro. Io ero venuto qui, adesso gli spiego come si fa l'educazione informale, ma invece mi sono visto spiegato perfettamente come si fa. No, lo dico perché collaboro con un museo scientifico cosiddetto di nuova generazione. Allora, i musei scientifici cosiddetti di nuova generazione sono nati nel 1969 a San Francisco grazie ad un fisico che si chiamava Frank Oppenheimer, perché contraddicevano l'idea stessa dell'antica di museo. Il museo è un luogo dove si conservano le cose, dove è vietato toccare, ci sono degli oggetti che tu non puoi toccare perché appartengono alla storia. Beh, questi musei, i musei di nuova generazione, pensati da Frank Oppenheimer, no, un museo non è coinvolgente. Se deve essere davvero educativo, le persone deve mettere le mani sugli oggetti. Ed è nato il museo hands-on. Poi si è visto che un museo hands-on non è sempre coinvolgente, nel senso che la gente tocca ma poi spesso si dimentica e soprattutto non acquisisce il metodo. Allora, oltre a hands-on, deve essere anche mind-on, bisogna metterci anche la mente sopra, e quindi e poi si è visto che tutto sommato neppure questo da solo dà tutti i risultati che ci si pone, che ci si chiede. Allora alla fine si è detto no, bisogna metterci le mani, bisogna metterci la mente, ma bisogna metterci anche il cuore sopra, perché le mani, la mente e il cuore non sono in alternativa tra loro, non confliggono tra loro, ma si integrano. E infatti, diciamo, noi siamo un corpo fatto di materia biologica, materia cerebrale che pensa, e soprattutto di sentimenti, diciamo. No, dico soprattutto perché i sentimenti ci spingono. Ecco, ogni progetto di informazione, di educazione deve essere hands-on, mind-on, earth-on, e da questo punto di vista, da quello che io ho visto oggi, tutto questo lo avete già sostanzialmente realizzato. Volevo dire qualcosa sui media, ma forse è meglio che non lo dica, perché ne dovrei parlare male, perché tutto questo, diciamo, i media, questa idea di una programmazione, di una promozione che guarda al futuro e non all'immediato, che guarda in profondità e non alla superficie, tutto questo sui media non c'è, e quindi questo è un grave problema, nel senso che bisogna cercare le giuste agorà, le migliori agorà, dove quella promozione della salute, che è fatta anche di comunicazione della salute, possa davvero avvenire. Nella scuola può avvenire, semmai nei musei anche può avvenire, sui media c'è qualche particolare difficoltà che tutti noi dovremmo imparare o cercare di superare. Altre due battute, se ho ancora 2 secondi, un minuto. Ecco, allora, l'altra cosa che ho appreso e su cui vorrei che si prestasse molta attenzione da parte nostra, dei media, è che viviamo in un periodo storico in cui crescono le disuguaglianze sociali, crescono le disuguaglianze tra le nazioni, ma soprattutto all'interno delle nazioni. E avevo una mezza idea che questo comportasse anche un aumento della disuguaglianza della salute. Oggi non ho avuto la prova anche documentata. Cioè l'aumento della disuguaglianza sociale comporta un aumento della disuguaglianza nella salute. Quindi grande attenzione a questo, grande attenzione anche agli investimenti appunto nella salute. Tutti i governi, ahimè, anche in Europa, forse soprattutto in Europa adesso, parlano di tagli alla sanità, ma attenzione, perché questo significa... Che cosa significa? Significa rinunciare, poi davvero chiudo, significa rinunciare alla nostra identità europea. Che cos'è l'Europa rispetto ad altri luoghi nel mondo, ad altri continenti, ad altre aree anche culturali nel mondo? Era l'idea di un benessere diffuso e di un welfare diffuso, di cui il welfare sanitario è parte assolutamente importante.
Se noi in Europa smettiamo questa attenzione al welfare sanitario, se noi smettiamo questa, rinunciamo alla nostra identità e il nostro declino economico, io penso, e chiudo davvero, penso sia un po' l'effetto di questo declino culturale, di questa Europa che ha smarrito la propria identità. Quindi, se volete, quello che noi stiamo facendo, che voi state facendo soprattutto, è anche ridare una identità, un riconoscimento del valore che ha l'integrazione sociale e del valore che ha il riconoscimento dell'integrazione sociale. Se noi riconosciamo questo, riconosciamo anche la nostra identità di italiani e di europei. Grazie. Allora, grazie. Sì, ma è velocissima, non ti preoccupare. È solo un po' un bilancio rispetto a quello che ha significato questa manifestazione e anche a quello che comunque ci aspetta, perché noi pensiamo che questo evento sia anche per il progetto che ha sostenuto finora il programma Guadagnare Salute, che è stato più volte nominato PINC, programma di informazione e comunicazione a sostegno di Guadagnare Salute, questa manifestazione sia un momento importante di bilancio, ma anche di analisi, di riflessione su quello che ancora ci aspetta. E quindi potete andare avanti. E l'elemento importante sul quale volevo riflettere velocemente insieme è che Guadagnare Salute comunque come programma vede nella comunicazione uno strumento fondamentale per implementare la strategia del programma stesso, anche perché fondamentalmente la comunicazione è uno strumento e parte integrante della promozione della salute. E dico parte integrante perché è uno strumento che permette fondamentalmente di far sì che tutto il processo, la promozione della salute che abbiamo visto è creazione di sinergie, di alleanze, ma anche processo di responsabilizzazione del cittadino, possa effettivamente procedere. È uno strumento che permette di creare quelle alleanze, di riflettere anche sul saper come fare poi quelle alleanze. E potete andare avanti. L'elemento fondamentale di riflessione che volevo condividere con voi su che cosa è stato fatto attraverso un programma che ha sostenuto Guadagnare Salute attraverso iniziative di comunicazione è sicuramente l'attuazione e anche il potenziamento di un processo culturale. È stato prima appunto detto dal dottor Greco, parliamo di processo culturale, addirittura di rivoluzione culturale. In che senso? Nella diffusione attraverso processi comunicativi adeguati dell'approccio intersettoriale. Per esempio, in questa manifestazione ho visto che c'è anche manifestazione di grandi relazioni costruite in questi anni. Le parallele che hanno accompagnato le plenarie hanno visto protagonisti molti colleghi, molti soggetti, ma anche molte figure istituzionali con le quali abbiamo lavorato con le quali abbiamo potuto creare alleanze grazie proprio a strumenti comunicativi. Una cosa fondamentale sulla quale va comunque riflettuto è che poi parlare di comunicazione in senso generale va bene, ma poi dobbiamo andare operativamente a pensare al saper comunicare. Quindi la creazione delle sinergie, della trasversalità è molto spesso fatta da soggetti, da persone che hanno anche dei ruoli dirigenziali e non è detto sempre che queste figure sappiano comunicare. E questo secondo me è una riflessione molto importante da fare, perché noi chiediamo molto spesso la competenza, la comunicazione agli operatori che stanno sul territorio, ma competenza di comunicazione dovrebbe essere una competenza trasversale, anche di soggetti che a livello di figure quadro, le figure apicali, che hanno poi un protagonismo nella creazione delle alleanze e devono usare lo strumento della comunicazione come uno strumento fondamentale di lavoro. E quindi questo elemento fondamentale della comunicazione approcciata in modo non improvvisato, ma in modo competente, strategico e pianificato, questo è un punto fondamentale di questo, possiamo dire, processo culturale
che abbiamo portato avanti attraverso la comunicazione che accompagna Guadagnare Salute. Ancora avanti, ancora cosa è stato fatto? Sicuramente abbiamo cercato di coinvolgere in questo periodo e anche in questa manifestazione delle figure significative che possono entrare in relazione con le persone in contesti e in tempi diversi, quindi che possono anche utilizzare le competenze acquisite e che possono essere in grado, cosa molto importante, non solo di diffondere le informazioni, perché questo lo possiamo fare con alcuni strumenti di comunicazione, ma possono essere in grado attraverso il loro intervento di creare relazioni efficaci per poter accrescere l'empowerment. Quindi questa possibilità delle persone di controllare, di poter padroneggiare le proprie situazioni di vita e di salute. E questo è un elemento fondamentale, cioè un operatore per poter fare questo deve essere formato, deve essere competente. E molto spesso infatti la competenza e la capacità delle persone passano attraverso un potenziamento delle competenze a far questo degli operatori. Ancora avanti. Mi date la prossima? Operativamente questo quindi in sintesi che ha significato? Ha significato pianificazione della formazione e infatti Guadagnare Salute in questo periodo è stato fortemente accompagnato da un piano di formazione rivolto agli operatori sanitari e non sanitari che ha visto percorsi di formazione a distanza e percorsi di formazione in presenza, percorsi che hanno guardato all'approfondimento delle conoscenze di tipo scientifico, ma anche all'approfondimento delle competenze di comunicazione e in questo contesto è stato parlato molto anche di processo motivazionale, di counseling motivazionale, di colloquio motivazionale e in questo senso abbiamo lavorato. Condivisione anche delle iniziative, questa è fondamentale, e degli strumenti con il territorio. Ecco, interventi e iniziative centralizzate non servono a molto, è molto importante che il processo avvenga in modo capillare, quindi Ministero che collabora con l'Istituto, che collabora con le Regioni, che collabora con le associazioni, quindi veramente la costruzione delle reti. Andiamo avanti. Ecco quindi la rete qui vedete elencate tutte le tante delle figure, forse qualcuna ancora va inserita, con le quali abbiamo costruito rete, i sistemi di sorveglianza fondamentali perché ci hanno dato proprio la base per poter elaborare i messaggi, ma le associazioni dei medici, dei pediatri, la scuola, le associazioni dei farmacisti, tutti i soggetti che hanno anche partecipato in questa manifestazione, le associazioni dei comuni, la grande distribuzione, Trenitalia qua anche menzionata, il DORS che per noi ha rappresentato in questo periodo anche un soggetto molto importante con il quale stiamo lavorando per implementare un sistema informativo che ci permetta poi di raccogliere anche sul territorio quanto si sta facendo, quindi i progetti, gli interventi. Quindi questo per costruire la rete e facilitare i cittadini. Avanti ancora, ho quasi finito, cosa ancora ci aspetta? Mi mandate la prossima? Ecco, cosa ancora? Alcune riflessioni. Intanto insistere molto, dobbiamo ancora lavorare molto sulla comunicazione come competenza, in termini sia di pianificazione sia di attivazione della motivazione. Poi bisogna motivare gli operatori, perché la motivazione alle persone passa sicuramente attraverso una motivazione al lavoro degli operatori, proprio perché gli operatori, noi abbiamo visto, molto spesso lavorano in una situazione di isolamento. Quindi il fatto che la comunicazione sia pianificata, concordata, integrata, permette di far sì che ognuno poi si senta parte di una rete, ma sia anche più motivato a lavorare e anche ad acquisire quella competenza che poi possa portare alla motivazione della persona a cambiare. Sviluppare quindi ancora sinergie, e io qui dico sinergie che dobbiamo andare ad aprire anche al settore privato, con responsabilità sociale, quindi una sinergia che non è solo tra istituzioni pubbliche, ma ci dovremmo adesso veramente riflettere e pensare su come muoverci in questa direzione. L'ultima, mi potete... L'ultima, ecco, questo elemento che dicevo prima del favorire la banca dati, dovremmo continuare a lavorare proprio per capire che cosa sta avvenendo sul territorio. Ci sono tante iniziative, tanti interventi, tanti progetti, abbiamo insieme, come vi dicevo, il DORS e alcune regioni che già stanno lavorando, Toscana, Umbria, Veneto, Emilia, iniziato a riflettere su come si può creare un sistema informativo che ci permetta di monitorare, per iniziare a valutare e capire anche laddove
dobbiamo spingere il lavoro, perché si tratta di progetti e di interventi di buona pratica, e dove invece magari possiamo tirarci indietro. Quindi lavorare molto di più poi per rendere facili le scelte salutari, quindi per creare proprio quel sistema di alleanze sul territorio. Mi pare che sia la prossima, e ho finito. Ecco, la prossima è per ricordare una cosa importantissima sulla quale ho riflettuto in questi giorni, fondamentalmente anche ne parlavamo ieri con Daniela Galeone, fondamentalmente guadagnare salute è una strategia molto importante che è stata supportata da molti progetti, ma è la strategia che sta dentro anche il piano nazionale di prevenzione e i piani regionali di prevenzione. E questo è un elemento fondamentale che ci dà anche una spinta a continuare a progettare a livello regionale e a coordinare poi il lavoro con il livello locale, e per quanto riguarda la comunicazione a continuare proprio a vedere la comunicazione come competenza trasversale, come una risorsa e come uno strumento di lavoro. Grazie, ho finito. Grazie, grazie Barbara per tutto l'impegno e soprattutto per aver puntato sul fatto che guadagnare salute non è solamente un progetto isolato, è un'acquisizione di competenze e quindi con tutto quello che ne discende. Io a questo punto chiamerei Maria Donata Giaimo della Regione Umbria, alla quale abbiamo chiesto una testimonianza di come vengono sviluppati a livello locale la promozione della salute in un ambito invece che fino adesso abbiamo visto anche molte dimensione nazionale. Maria Donata, 15 minuti massimo. Grazie. Vado? Sì. Credo che ci metterò molto di meno, anche perché molte cose sono state dette che avrei detto, le ha dette Barbara ora. Io volevo però, come vice coordinatore del tavolo interregionale della prevenzione, innanzitutto ringraziare Ministero e ovviamente l'Istituto Superiore di Sanità, nonostante la mancanza di cibo e nonostante il caldo e la fatica. Ringrazio perché è la seconda volta che mi capita, questa occasione è veramente un'occasione stimolante, veramente in un giorno e mezzo qui dentro è circolata tanta energia e tanta energia intellettuale. Allora vi dicevo, se riesco a capire come funziona questa cosa, che c'ero quasi arrivata. Faccio molto presto. Come vedete c'ho un titolo doppio. Perché? Perché secondo me, e sono d'accordo con quello che ha detto un attimo fa Barbara, guadagnare salute è veramente un modo diverso di lavorare. Allora, io salto tutte queste slide, ma mi pare fondamentale due o tre cose dire. Primo, quando è arrivato guadagnare salute, noi eravamo diversi, e quando io dico noi eravamo diversi intendo il mondo della prevenzione in modo assolutamente lato e trasversale. Avevamo 3-4 cose che non avevamo: i sistemi di sorveglianza, non avevamo una cultura, cioè una roba, come la chiamo io, trasversale, che ci consentisse di condividere concetti complessi come quelli che in genere affronta e approccia l'epidemiologia con persone che erano estranee a questo modo di ragionare, utilizzando numeri, utilizzando percentuali, utilizzando dati complessi. Ma non avevamo altre cose, ricordavano prima la cultura di tutto il lavoro fatto sulle evidenze, sulle prove di efficacia in promozione della salute. Non eravamo abituati ad usare quel linguaggio, avevamo molto spesso interventi settoriali che erano proposti dal mondo della sanità e non sapevamo che, o se no, forse lo sapevano soltanto i migliori tra noi, non era ancora diventata cultura il fatto che molte delle risorse stavano nei territori, stavano in chi era esterno al mondo della sanità, e dovevamo solo essere capaci, solo tra mille virgolette, essere capaci di trascinarli a lavorare con noi. Tutto questo adesso lo diamo per scontato e ci sembra quasi naturale, ci sembra facile poter misurare queste vele salto, perché ci sono state un sacco di altre persone che hanno parlato e detto
cose molto più titolate di quello che posso fare io. Ora per noi lavorare in modo interdisciplinare, intersettoriale, quando dico noi intendo noi delle regioni, noi che operiamo nei territori, è diventato, ricordava prima Barbara, tutto il lavoro fatto nei piani della prevenzione, è diventato assolutamente una prassi. A partire dalle piattaforme nazionali, che ha ricordato anche ieri il Ministro, fino ai protocolli d'intesa che sono stati stipulati a livello nazionale, a livello regionale e nei territori. Il contesto oggi, dicevo, è completamente cambiato. Il modello guadagnare salute è ora applicato anche a territori non usuali per la prevenzione. Ragioniamo nell'ambito anche dei piani regionali della prevenzione con un modello interdisciplinare al di fuori degli spazi tradizionali della prevenzione. Però abbiamo imparato anche che uno dei modi di approcciare più efficace quando si parla di promozione della salute è la progettazione partecipata. Diceva prima Stefania che abbiamo lavorato in questo progetto CCM assieme ad altre tre regioni, l'Emilia-Romagna, il Veneto, i colleghi della Calabria, e abbiamo potuto sperimentare come appunto le risorse stanno nel territorio. Il muovere la comunità è una cosa che si può fare, che riusciamo a fare perché abbiamo acquisito le competenze, siamo diventati, passatemi l'espressione, bravi a fare questa cosa, e le risorse che siamo riusciti a trovare sono risorse assolutamente inaspettate. Parole d'ordine, metodo, rete, alleanze, è stato ripetuto all'infinito. Allora per guadagnare salute c'è un futuro ed è l'unico futuro possibile dal mio punto di vista, non per la promozione della salute, ma per tutelare, per salvaguardare, per coinvolgere i cittadini e farli diventare cittadini competenti in grado di promuovere la propria salute. Però abbiamo ancora delle criticità e qui voglio spendere un attimo della vostra ultima attenzione. Abbiamo un problema di mandato, io per definizione sarei una di quelli che vengono chiamati decisori e so quanta fatica faccio quando parlo col mio assessore a spiegargli che questa è un'attività fondamentale. Abbiamo bisogno di una flessibilità maggiore in seno alle nostre organizzazioni e questo è assolutamente un vincolo della prevenzione. Finché non abbattiamo gli steccati dei dipartimenti di prevenzione, non riusciremo ad essere così trasversali come abbiamo bisogno di essere. Abbiamo un problema, e lo dicevano prima, di sviluppo di competenze, di lavorare molto e ancora sulle competenze, perché non necessariamente le possediamo. Abbiamo un problema di attenzione alle diseguaglianze. Io dico sempre che sono contraria ai progetti, perché i progetti rischiano molto spesso di raggiungere chi si vuole far raggiungere. Dobbiamo far diventare questa attività, guadagnare salute, assolutamente un modo sistematico di lavorare. E abbiamo un problema di verifica dell'efficacia. Cosa ci serve? Ne ho parlato questa mattina con molti dei decisori veri. Ci serve sicuramente una maggiore attenzione alla sostenibilità. E qui un ultimissimo secondo. O noi cominciamo a misurare cosa facciamo, e lo dico a Stefania, lo dico a Daniela, o cominciamo a ragionare seriamente su che cosa ci portiamo a casa in termini di risultati, usando tutti gli indicatori o anche solo tre di quelli che possiamo avere a disposizione, o come decisore vi dico questa cosa finisce. Finisce perché, per citare il ministro Balduzzi, che non l'ha detto ieri perché era in un contesto troppo istituzionale, ma lo dice, il perimetro del welfare si va stringendo.
E come dicono alcuni amici miei, piacerebbe a tutti capire dove sta atterrando la spending review, come dice Monti. E sta atterrando sulla sanità, perché sia chiaro, lo sappiamo tutti, anche se non abbiamo il coraggio di dircelo. Allora, noi abbiamo possibilità di vedere questa cosa in cui crediamo molto, tutta questa energia che abbiamo messo in moto in questi 2 anni, possiamo sperare di vederla, perché non perché ci coinvolge direttamente come operatori, ma perché abbiamo dimostrato che è possibile realizzarla. È anzi giusto, democratico, direi, coinvolgere la gente e produrre cambiamento, e sappiamo quanto sia necessario, anche perché è l'unico modo sostenibile di fare salute, ma sappiamo anche che abbiamo poco tempo per dimostrare effettivamente che è efficace quello che facciamo. Credo di aver finito, grazie. Sì, sì. E allora ringrazio innanzitutto Donata Giaimo, ringrazio anche gli altri che hanno partecipato a questa sessione. E in questo momento il mio compito è quello di tirare le somme conclusive non soltanto di tutto il programma, ma in particolare di questi 2 giorni. E quindi per prima cosa vorrei invitare il professor Stefano Campostrini, anche lui a questo tavolo, che è stato al di là della sua competenza scientifica, soprattutto un perfetto padrone di casa, quindi su questo non... Allora parto dai ringraziamenti, che è la cosa più semplice. Ringraziamento ai colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità e del CNESPUS che ci hanno ovviamente sostenuto in questa attività. Ringraziamento al professor Campostrini in particolare, ma in generale a tutta l'Università Ca' Foscari, che c'è stata quasi completamente messa a disposizione, ce ne siamo impossessati per 2 giorni completamente. Ovviamente il ringraziamento alla Regione Veneto, soprattutto per un ringraziamento che nasce dal passato, per aver raccolto 2 anni fa la sfida ad accettare questo testimone e per essere poi riusciti a mantenere la volontà di ospitare questo evento. E poi un ringraziamento a tutte le regioni che hanno partecipato. A tutte le regioni, perché tutte le regioni hanno partecipato, e un ringraziamento a tutti i presenti qui, ma so soprattutto che i presenti qui sono in realtà solamente uno sparuto gruppo di avamposto di tutti quelli che invece sono rimasti a casa, ma che hanno contribuito a realizzare tutto quello che abbiamo visto e discusso e messo in comune in questi giorni. Mi dispiace non aver potuto essere presente a tutte le sessioni parallele che ci sono state, perché ognuna di esse coglieva un elemento fondamentale, un elemento focale che abbiamo sviluppato in questi anni. Credo che siamo riusciti a non lasciare fuori nessun tema, ma questa mia non vuole essere una celebrazione, perché sono assolutamente d'accordo anche con quello che ha detto Donatella Giaimo, che al di là del fatto che il grosso passo avanti che abbiamo avuto è stato il rendersi conto che una strategia che promuove guadagnare salute è l'unica strategia possibile se vogliamo effettivamente promuovere la salute nel nostro paese. Ma questo non vuol dire che non abbiamo delle criticità, e le criticità che Donatella citava per il livello locale sono esattamente le stesse, e forse maggiormente acuite in questo periodo particolare per la nostra situazione economica a livello centrale. La criticità è anche del mandato, come diceva Donatella, si rischia di tagliare sulla salute, il che vuol dire che anche l'istituzione salute nell'ambito di un governo è un'istituzione che è debole rispetto ad altre istituzioni all'interno della compagine governativa, quindi quella sicuramente è una criticità.
Abbiamo una criticità legata alla necessità di acquisire una capacità di essere flessibili, di essere in grado di negoziare, ma negoziare per vincere, tra virgolette, per ottenere quello che più possiamo aspettarci anche dai portatori di interesse che possiamo coinvolgere. E ancora, per ricordare quello che diceva Barbara, l'importanza della comunicazione, ma di una comunicazione competente. E questo, secondo me, è anche un'altra criticità, soprattutto in un certo senso degli operatori sanitari, perché a volte noi siamo ancora abituati a fare comunicazione sulla malattia e non sulla salute. E questa, secondo me, è un'altra cosa che deve assolutamente cambiare. E poi una cosa fondamentale che ha detto Barbara, che ci vuole la capacità di comunicare a livello anche dei, diciamo, dei decisori, ma dei vari livelli, medio-alto, perché noi dobbiamo essere in grado, come vogliamo motivare il cittadino a cambiare, dobbiamo motivare a ciascuno dei nostri livelli, chi ci sta sopra, a seguirci nel percorso che vogliamo portare avanti. Però credo che siamo tutti consapevoli delle criticità, e per concludere con una nota positiva mi piace sottolineare quello che ha detto prima il dottor Pietro Greco, che ha visto un gruppo di persone che sono sicuramente anche animate da uno spirito gioioso, cioè siamo convinti tutto sommato che stiamo facendo qualcosa che porta del benessere, porta della gioia di vivere, ci porta verso una condizione migliore. E quindi questo, non siamo operatori depressi, siamo assolutamente operatori, credo, motivati, siamo operatori, se siamo depressi è perché vorremmo fare di più e non riusciamo a fare siamo tutto quello vivi, che vogliamo. Siamo vivi, abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di andare avanti e speriamo nel cambiamento. Grazie. Ancora veramente un grazie a tutte, e ovviamente do la conclusione a... Ovviamente i complimenti fanno piacere, dunque non mi nascondo dietro un dito, anzi ringrazio, ho visto in queste ore ne abbiamo raccolti tanti, però vorrei dire che volentieri accolgo questi complimenti, ma li rimando indietro, nel senso che io credo che chi si è dato da fare per tanti mesi per organizzare tutto questo lo abbia fatto solo per rilasciare questa energia, e dunque i protagonisti non me ne vogliono quelli che sono seduti su questo tavolo, ma i protagonisti sono veramente le persone che hanno partecipato, siete voi, e che ha prodotto questa energia. Noi abbiamo solo, ci siamo andati a fare per far sì che questa energia si vedesse, dunque grazie a voi intanto, e dunque il primo applauso per voi. E un altro, se posso rubarvi un altro applauso, in realtà è per quante persone, e sono tante, che hanno lavorato e non sono sul palco. Sono tantissime, dunque le guardo, magari cerco di guardare un po' in giro, ne vedo tante, persone con cui si è lavorato in questi mesi, e credo che vada non solo un applauso ma un riconoscimento, ma che abbia dato anche il senso di questo lavoro. Cioè, chi mi conosce sa che ho, oltre alla passione di fare ricerca e della promozione della salute, ne ho una piccola altra che coltivo, che è quella di fare da mangiare. Leggendo un libro di uno dei più grandi cuochi del mondo, questo qua diceva: tutti mi domandano sempre qual è l'ingrediente segreto, e concordo profondamente con lui, quando dice: l'ingrediente segreto delle mie ricette è sempre uno, l'amore. Credo che si sia lavorato e si stia lavorando non solo per queste giornate, ma in genere per guadagnare salute, con questo ingrediente, con queste due componenti. I greci chiamavano l'amore Eros e Agapè. L'Eros è la passione, e devo dire che si è trovata passione nel preparare e nel vivere queste giornate, e questo è una cosa bellissima. E l'altro, da parte di chi le ha organizzate. E l'altro, questo senso di agapè, di voler mettere in comune e mettere assieme, condividere, che si è veramente respirato in queste giornate. E questa è una cosa bellissima. Grazie. No,
parte che Stefano l'ho scoperto un romantico di quelli proprio. No, io volevo dire una cosa, prima che Stefania fa tutte le conclusioni, che io veramente devo a un anno e più di lavoro a tutte le persone che lavorano nel gruppo di lavoro dedicato al progetto Pink, ma non solo, a tutte le persone che lavorano all'interno della direzione del centro di epidemiologia, ma ancora non solo a tutte le ditte partner che hanno lavorato con noi di una professionalità veramente importante. Ecco, questo lo volevo proprio dire. Va bene, siamo arrivati proprio alla fine, però ricordiamoci che qua invece non finisce, il nostro impegno continua. Guadagnare salute, abbiamo sempre detto, io uso questa formula spesso come per dire, è un'onda lunga. Su quel poster vedete che guadagnare salute c'è il cuoricino incorniciato da tutti i simboli di tutte le regioni, perché è un testimone che noi vogliamo che passi da una regione all'altra. Lì c'è il logo della regione Campania col primo incontro che abbiamo fatto a Castel Sant'Elmo del 2009, c'è il logo della regione Veneto con il logo di oggi, adesso questa specie di stendardo viene quindi preso, grazie, e ripiegato, perché dobbiamo passare il testimone, qua non ce ne andiamo se non abbiamo deciso dove ci rincontriamo ed è importante che ci diamo una scadenza, perché è un percorso lungo. Abbiamo fatto una richiesta alle regioni per sapere chi vuole ospitare il prossimo incontro che verrà effettuato, quindi diciamo tra un paio d'anni, quindi se la signorina mi porta adesso il testimone, io sono lieta di consegnarlo a Maria Donata Giaimo, perché l'Umbria si è candidata per la prossima. Alla prossima edizione avremo il logo della Regione Umbria. Abbiamo avuto anche altre manifestazioni di interesse, questo l'Umbria lo sappia perché c'è stata competizione, e noi contiamo di mettere tutti i loghi di tutte le regioni in questo stendardo che andrà sempre continuando ad affollarsi. Tanto in pensione non si mandano. Bravi tutti e auguri e buon rientro a casa.